Siamo al rifugio di Merlara, uno dei rifugi più attrezzati, più moderni. Questo rifugio è nato grazie all'Associazione Lega Europea per la Difesa del Cane. Quanti cani avete qua? Allo stato attuale abbiamo 112 cani presenti. Ma ne potete ospitare molti di più? Assolutamente sì. Noi abbiamo una autorizzazione sanitaria per l'ospitalità di 212 cani. Ci sono delle gabbie molto belle, grandi, ma qui alle nostre spalle c'è un'area di sgambamento e c'è un educatore che segue sempre gli animali in difficoltà. Il perno della nostra attività è quello di fare in modo che il canile sia solamente un luogo di transito per i cani, e per questo noi investiamo moltissimo nella preparazione all'affido dei cani e nella loro rieducazione qualora avessero dei problemi. Siamo riusciti a recuperare cani con un passato disastroso e completamente ingestibili. E per l'adozione? Perché un'adozione è un momento importante. Noi facciamo compilare a tutti un modulo di preadozione che serve per capire qual è la tipologia di adottante che si ha davanti e quindi per abbinare un cane che sia corretto. Non trovarsi poi qualcuno che ti riporta il cane dopo un mese, se questo cane non riesco a gestirlo. No. Ma facciamo un giro, vediamo quali sono gli ospiti di questo. Certo. E da Merlara con i miei amici a quattro zampe. Buongiorno Mattino.